Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di ricerca in campo ambientale, parliamo della gestione del gambero di fiume in Trentino. Il gambero di fiume è una specie autoctona particolarmente fragile ma importante per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi acquatici. Oggi è a rischio di estinzione da un lato per la riduzione degli habitat e dall'altra per la competizione con le specie aliene. Andiamo a vedere. Alle mie spalle vedete il fosso agricolo, riqualificato tra l'altro dagli studenti della Fondazione MAC nell'ambito di un progetto di riqualificazione ambientale, dove verranno reintrodotti nella prossima primavera i gamberi di fiume. Il gambero di fiume dunque è una specie protetta, ma sentiamo Maria Cristina Bruno del Centro Ricerca e Innovazione. Gambero di fiume Austropotamobius pallipes, e qui vi mostro un esemplare maschio, la specie autoctona italiana ed europea più diffusa, ed è una specie protetta in quanto negli ultimi 10 anni ha subito una fortissima diminuzione della distribuzione non solo in Italia ma anche in tutta Europa, per cui è elencata in varie direttive europee come specie protetta per le quali devono essere messe in opera azioni di protezione e di salvaguardia. La Fondazione MAC ha contribuito a realizzare il piano di gestione del gambero di fiume in Trentino. Che cosa contiene questo documento? Questo piano, che è stato redatto da ricercatori FEM in collaborazione con ricercatori MUSE al termine del progetto Life 10, rappresenta la conclusione di un'azione di salvaguardia proprio dell'Austropotamobius pallipes sul territorio trentino. Il piano contiene molte informazioni su biologia e ecologia di questi animali, ma soprattutto descrive tutto il piano di azioni svolte nei 3 trienni successivi alla fine di questo progetto. Queste azioni sono fondamentalmente monitoraggi, ma anche l'elenco di tutte le minacce e delle possibili attività da mettere in atto per ridurre, se possibile, eliminare queste minacce. Durante i monitoraggi previsti dal piano, uno degli obiettivi è quello di prevenire le minacce. Quali sono? Il nostro gambero nativo sta veramente scomparendo a un'elevatissima velocità. Le cause sono molteplici. Le principali sono ovviamente inquinamento e riduzione dei loro habitat, che sono i piccoli torrenti montani. Ma soprattutto un problema molto importante è l'introduzione delle specie aliene, pericolose un po' perché questi nuovi gamberi sono dei fortissimi competitori, ma soprattutto perché sono portatori sani di un fungo chiamato peste del gambero, le cui ife, una volta arrivate nel reticolo idrografico, causano la morte in tempi molto brevi delle nostre popolazioni, che sono invece estremamente sensibili. Parliamo ora in particolare della terza minaccia, quella rappresentata dalle specie aliene, in particolare il gambero americano e il gambero della Louisiana. Com'è la situazione in Trentino? In Trentino sono presenti 2 specie aliene. Uno è l'Ortonectes limosus, si chiama gambero americano, arriva dai grandi laghi americani, qui anche qui è un maschio raccolto nel lago di Levico, che è presente nei laghi della Valsugana, quindi lago di Levico, Caldonazzo, Madrano, Canzolino e dall'anno scorso purtroppo anche nel lago Costa. È lì da più di 10 anni, ha delle popolazioni molto ben ormai strutturate e stabilite. La seconda specie aliena, che forse è la più pericolosa, come dice il suo soprannome, nome scientifico, il gambero killer, è in realtà il gambero rosso della Louisiana, il Procambarus clark, rilevato dal 2014 solo nel lago di Lagolo, nelle pendici del Monte Bondone. Questo gambero è estremamente pericoloso perché è estremamente vorace, per cui si nutre per esempio di uova e larve di pesce, di girini, e quindi se presente in elevate densità va completamente ad alterare i sistemi idrografici. Una domanda che sicuramente i telespettatori si faranno è: come sono arrivate qui queste specie aliene? Queste sono arrivate introdotte dall'uomo. Questi gamberi qui, il gambero della Louisiana, è arrivato in Europa intorno agli anni 70 perché veniva allevato in acquacoltura per essere mangiato. Dopodiché, per esempio, in Italia ha invaso tutti i fiumi tracimando da 2 allevamenti, uno in Piemonte e uno al lago di Massaciuccoli, e ha invaso tutti i nostri corsi idrici. In Trentino, siccome siamo molto a nord, quindi le acque sono fredde, questo gambero ancora non era arrivato fino all'introduzione a Lagolo. Probabilmente ci sono altri modi, sono animali che si possono tenere in acquario, utilizzare come esca, per cui le persone dopo si stufano di tenerli e pensano di rilasciarli in natura, causando poi dei danni inconsciamente, anche dei danni estremamente rilevanti all'ecosistema, perché adesso rimuovere questo gambero, stiamo effettuando delle operazioni di rimozione e di eradicazione ormai da 3 anni, ed è un lavoro molto lungo, molto costoso, molto impegnativo come risorse, e probabilmente non riuscirà a risolvere completamente il problema. Cattura e soppressione rappresentano al momento la soluzione per il problema delle specie aliene. Qual è l'appello che la ricerca rivolge ai cittadini?
cittadini? Quello che possono fare i cittadini ovviamente è la prevenzione, quindi è importantissimo che le persone comuni siano informate di quali sono le specie presenti nel territorio e quali sono quelle invece che possono rappresentare una minaccia, perché una volta rilasciate in ambiente diventano specie aliene invasive. È questo il caso del gambero di cui abbiamo parlato oggi, ma ce ne sono tantissime altre. Un esempio che mi viene in mente è quello delle tartarughe palustri, le tartarughe americane, che sono quelle normalmente vendute e tenute in acquario e poi diventano troppo grosse, allora pensando di fare una cosa ben fatta le si rilascia per esempio in un lago, dove poi queste costruiscono delle popolazioni estremamente abbondanti e creano dei danni molto molto ingenti all'ecosistema. Per esempio, per la tartarughina americana, esiste nella provincia autonoma di Trento un numero che può essere chiamato dal cittadino che si vuole liberare di questi animali, e ci sarà quel personale competente che viene a prelevarli e se ne occuperà. Ed ora spazio ai nostri esperti con le consuete rubriche della Fondazione MAH. Siamo all'interno del centro ittico sperimentale della Fondazione Edmund MAH e oggi parliamo della trota iridea. Il Trentino è un grosso produttore a livello nazionale di trota iridea e l'Italia è il maggior produttore a livello della comunità europea di trota. Quindi ovviamente l'Italia e il Trentino ricoprono un ruolo molto importante nella produzione di acquacoltura a livello comunitario. La FAO punta molto sulle produzioni di acquacoltura per rispettare i limiti di sostenibilità a livello globale verso il 2030. Per questo motivo l'acquacoltura ha bisogno di ricerca per migliorare e rendere più green le loro produzioni. Per questo motivo l'unità acquacoltura e idrobiologia della Fondazione MAH lavora in questo contesto, sviluppando da anni nuovi mangimi ecosostenibili e ricercando ingredienti da economia circolare per migliorare la produzione di troticoltura e renderla a sua volta più sostenibile. Oltre a questo, importanti sono anche comunque le tecniche di allevamento e la tecnologia in troticoltura e in acquacoltura, in quanto queste metodiche permettono di migliorare sia il benessere degli animali allevati, ma anche di ridurre gli impatti delle produzioni zootecniche, quindi andando verso quello che è lo sviluppo dei concetti dell'acquacoltura di precisione. In questo contesto l'unità acquacoltura e idrobiologia ha portato avanti due grossi progetti, uno a livello nazionale e uno a livello europeo, che sono il progetto GAIN e il progetto SUSHIN. Anche per oggi è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. L'appuntamento con la Fondazione torna la prossima settimana. Continuate a seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social. Arrivederci.